Votiamo l'immediata eseguibilità. Possiamo segnare la presenza. Presenza segnata, possiamo votare. Sono io, chiedo scusa. Tutti hanno votato, unanimità. Proposta di deliberazione avente ad oggetto progetto di legge regionale di iniziativa degli enti locali, attuazione dell'articolo 118,4, norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. Illustro molto brevemente il senso di questa proposta. Saluto in sala la presenza dell'avvocato Dario Gramaglia, responsabile per il distretto dell'IONS 108IA3, che comprende molti territori del Piemonte e della Liguria. Si tratta in effetti di una proposta che il Comune, l'amministrazione, ha recepito su iniziativa di questa importante associazione che è l'IONS, alla quale io stesso mi onoro di appartenere. L'avvocato Gramaglia è qui anche in rappresentanza del past presidente del distretto, l'avvocato Renato Da Bormida, che durante l'anno di presidenza del distretto si era speso molto per portare all'attenzione delle amministrazioni comunali e provinciali di parte del Piemonte e di parte della Liguria, vale a dire quei territori che fanno parte del distretto, questa meritoria iniziativa. A memoria dei presenti, non è mai successo finora che il Comune di Bra si fosse fatto parte diligente per proporre alla Regione Piemonte una legge di iniziativa di questo tipo. In base allo statuto della Regione Piemonte è possibile che alcuni enti, alcune amministrazioni, comuni o province, possano usufruire di questa possibilità. Cioè possono usufruire di questa occasione che lo statuto loro concede per stimolare in questo caso l'ente regione ad attuare finalmente, potremmo dire noi, l'articolo 118,4 della Costituzione, che recita così: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Ora, il principio di sussidiarietà, che è uno dei principi cardini anche dell'amministrazione e comunque del rapporto tra cittadini e amministrazione, ci può essere una sussidiarietà in senso verticale, vale a dire la ripartizione gerarchica delle competenze che deve essere spostata verso gli enti più vicini ai cittadini e quindi più vicini ai bisogni del territorio. E c'è una sussidiarietà in senso verticale, vale a dire il cittadino, sia come singolo, sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. Mi pare che questa proposta di legge regionale, particolarmente a Bra, non cada su un terreno incolto, nel senso che il Comune di Bra da anni usufruisce, ha promosso, talvolta anche su spinta di cittadini, singoli o associati, molti organismi di partecipazione popolare e li ha del resto istituzionalizzati con atti del Consiglio Comunale. Cito solo per esempio, tra le altre, la consulta del volontariato, la consulta della famiglia, il Consiglio Comunale dei ragazzi, ma l'elenco potrebbe essere anche lungo. È particolarmente poi significativo che questa proposta venga, come ho detto prima, dal Lions Club, che non a caso si occupa nei suoi fini statutari, nelle sue competenze, anche nella sua vocazione, non da oggi, si occupa di tematiche come quelle della cittadinanza umanitaria, perché tra i propri scopi ha, tra l'altro, quello di promuovere i principi di buon governo,
di buona cittadinanza, prendere attivo interesse al bene civico e culturale, sociale e morale della comunità, stabilire una sede per la libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola esclusione della politica di parte e del settarismo confessionale. Dico ancora, e poi lascio la parola al dibattito, che il Comune di Bra è non tra i primissimi, ma tra i primi comuni della provincia di Cuneo e della regione Piemonte a argomentare, a deliberare su un argomento di questo tipo. Altri comuni della regione lo hanno già fatto, il Consiglio Provinciale di Verbania lo ha fatto nelle settimane scorse. Quindi ritengo che sia una delibera importante questa, direi che si tratta anche di completare un iter particolarmente lungo, oneroso, impegnativo, che è partito proprio da Bra. Il 5 ottobre dell'anno scorso la nostra città ha ospitato un importante convegno del Lions, che godeva del patrocinio della Regione Piemonte e della Regione Liguria, nel corso del quale esponenti di primo piano di questa associazione, oltre a altri esponenti della società civile, del mondo delle istituzioni, avevano presentato questa proposta. E mi pare che siamo ormai in dirittura di arrivo, anche grazie a iniziative come queste la Regione, presumo, penso, ritengo, che non lasci più passare molto tempo per dare attuazione a questa importante iniziativa, che io mi sento di condividere in pieno e per la quale anche ringrazio ancora il Lions. Ringrazio anche e ricordo che l'avvocato Gramaglia ha presenziato la nostra conferenza di capigruppo pochi giorni fa, nella quale ha potuto illustrare lo spirito di questa iniziativa. Grazie. La parola adesso, mi pare abbia chiesto la parola il consigliere Isu, prego. Allora, saluto l'avvocato Gramaglia. Siamo molto orgogliosi che questa amministrazione accolga tra i primi comuni in Piemonte questo progetto promosso dal Lions Club International Distretto 108 IA3 di Bra, che sollecita appunto la Regione all'attuazione dell'articolo 118 della nostra Costituzione. Nella nostra città, oltre al Lions Club, coesistono numerose associazioni che operano in modo meritorio in diversi ambiti, dal culturale al sociale, come esperienza di cittadinanza umanitaria attiva. La Regione favorisce l'autonomia dell'iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale e, come lei diceva, appunto di sussidiarietà. Questa partecipazione è la condizione per lo sviluppo di una vita democratica, per la salvaguardia dei diritti di libertà, uguaglianza di tutti i cittadini. Senza dimenticare il terzo principio, la fraternità, che qui è declinata con il termine di solidarietà sociale. Questa solidarietà è espressa nel DNA dei soci Lions, ma anche di molte altre presenze di associazioni sul territorio braidese, che motivano l'appartenenza di Bra quale città appunto della fraternità, come laboratorio di educazione quantomeno alla fraternità. Non è detto quindi che la sussidiarietà debba solo essere prerogativa del pubblico, delle istituzioni, ma negli ambiti in cui la legislazione lo consente, e quindi l'esclusione chiaramente della sanità, della scuola, dove la legislazione lo consente, i cittadini hanno la possibilità di intervenire e in modo più capillare e mirato sulle necessità dei più fragili. Quindi siamo favorevoli ad accogliere la proposta e sollecitare quindi la Regione all'attuazione dell'articolo 118,4 per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. Grazie. Grazie consigliere Isu.
Se non ci sono più interventi, porrei in votazione. No, mi pareva di aver... Consigliere Lasia, prego. Sarò brevissimo. Allora, su questa proposta abbiamo già discusso in conferenza capigruppo e io in sostanza vorrei riconfermare un po' le impressioni che avevo espresso in commissione capigruppo, in quanto i principi della proposta di legge sono lodevolissimi, sono almeno da me condivisi. Mi sembra però che la proposta di legge si sostanzi essenzialmente in un articolo che è quello in cui si parla delle agevolazioni economiche per il finanziamento dei progetti legati alla sussidiarietà orizzontale. Diciamo che è una proposta di legge quadro, in questo senso andrebbe benissimo. Io sinceramente, come ho già detto, avrei preferito un approccio, cioè mi sarebbe piaciuta una proposta di legge più diciamo coraggiosa, sullo stile di quelle che ci sono in Umbria, in Toscana, in Emilia Romagna, in cui si parla e si affrontano anche i temi della partecipazione, di progetti finalizzati alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali, alla formazione delle decisioni, con concetti quali il dibattito pubblico, i progetti partecipativi e il finanziamento dei processi partecipativi. Quindi in sostanza non ho nient'altro da aggiungere, seppur quindi condividendo principi e condividendo anche probabilmente l'obiettivo, io sinceramente preferivo una proposta di legge simile a quella già presentata in regione, mi pare a gennaio 2014, che includeva tutti questi concetti ed era un pochettino più ampia. Quindi dichiaro che mi asterrò dalla votazione. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Ha chiesto la parola il consigliere Marengo. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ringraziamo innanzitutto anche noi, Lions e l'Avvocato Gramaglia, per questa proposta che è stata portata alla nostra attenzione. Annuncio il voto favorevole sia dei Somalia per Bra che di Forza Italia. Crediamo che il principio di sussidiarietà sia un principio che va diciamo nei confronti della popolazione verso un contratto sempre più stretto fra le istituzioni e le persone. Quindi questa proposta non può che trovarci assolutamente favorevoli e pertanto voteremo ovviamente a favore. Faccio solo una domanda: nell'ultimo capoverso, nel punto 3 della delibera, si chiede già di designare questa sera un consigliere comunale, quindi voteremo già anche la persona. Ok, perfetto. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Tripodi, prego. Anche noi come gruppo Bradomani accogliamo la proposta di legge dall'Associazione dei Lions e voteremo favorevolmente a questa proposta. Anche noi però, non diversamente da quanto detto da Claudia Lasia, dal consigliere, nei prossimi consigli comunali sarebbe qualcosa da fare, secondo me, da fare da input per prevedere all'interno della nostra regione una legislazione riguardante la partecipazione vera e propria più in senso lato. Una legge come ad esempio è quella della regione Toscana, Emilia,
dove vengono toccati, appunto, come già ha preceduto il consigliere Alasia, termini quali il dibattito pubblico, vengono toccati temi di partecipazione in senso lato dei cittadini, e che diventi la motivo e un modus operandi della, nei processi decisionali della politica in generale, quello di tenere in considerazione che all'interno delle, della popolazione vi sono interessi, lobby, gruppi di interesse diversi. Ad esempio, pongo un esempio, ad esempio in alcune leggi regionali viene previsto che per la Costituzione o comunque per portare avanti un iter di progetti non solo privati e pubblici, al di sopra ad esempio di una soglia, ad esempio faccio riferimento forse a quella della, della Emilia Romagna, forse la Toscana, ora non ricordo bene, al di sopra di 50 milioni di euro, che ci sia formalmente un inizio di dibattito pubblico all'interno della propria regione, dove tutti possono dire la loro, tutti possono scambiare le proprie opinioni. E questo tipo e metodologia della formazione delle leggi e dei processi decisionali è una formazione anche prevista ad esempio dalla legislazione francese, con la legge appunto sul débat public, dove forse in Italia, se si introducesse un metodo del genere, alcune scelte che la pubblica amministrazione prende, si assume, faccio esempi come TAV, che in Francia si va, in Italia BUCH, esempi come grandi opere che poi nelle, nei giorni successivi, nei anni successivi sono ritenute forse sbagliate in localizzazioni, in modi, eccetera, eccetera. Forse con dei processi decisionali più partecipativi o comunque che per legge si prevedano dei termini per far sì che tutti possano partecipare, forse si avrebbe una visione più generale, più oggettiva, più obiettiva di quelle che saranno poi le azioni che intraprenderà uno Stato, deciso in maniera certa e sicura. Sono andato fuori dall'intervento della mozione in oggetto, però volevo preannunciare il fatto che potremmo in questo Consiglio farci promotori e sostenitori di una legge, come hanno fatto appunto l'associazione Lions, sulla partecipazione vera e propria in senso lato a livello regionale. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. La parola al sindaco. Mi sembra che questo testo, che è un testo tra l'altro dal punto di vista legislativo, per le poche cose che conosco, ma scritto molto bene, abbia nell'articolo 1, secondo comma, un riferimento molto chiaro, dice: ai fini della presente legge si intende per cittadinanza umanitaria attiva l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica. Questo è. Se per caso invece si equivoca sul fatto che non è più necessario il Parlamento e via internet votiamo, e mia mamma che non è in grado di gestire internet non avrà il diritto di voto rispetto ad un altro che lo è, non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. La partecipazione democratica a cui io credo è quella del coinvolgimento sulle tematiche e sulle discussioni, ma poi sempre con un discrimine tra momento di rappresentanza e momento in cui si forma l'elemento democratico della rappresentanza. Dibattere sui, vorrei tanto
che ci fossero degli elementi da discutere di interventi da oltre 50 milioni, anche solo da oltre 5 milioni. Vorrei che ci fossero quei finanziamenti. Direi che su questo i dibattiti si possono porre, ma poi occorre anche attuarli, quagliare, ecco, tanto per essere molto, molto chiari, ma non portiamoci oltre. Credo che questo sia una proposta che intanto il nostro comune, nel momento in cui la fa propria, direi che ha fatto un elemento molto importante, di un passo avanti, anche di una formalizzazione di una serie di iniziative che nella realtà già esistono oggi, le trasforma in un atto concreto. Peraltro mi permetterei di suggerire, come consigliere comunale, di designare il Presidente del Consiglio, che in qualche modo è il rappresentante di tutto il Consiglio Comunale, per andare a illustrare nella Commissione consigliare la regionale competente, nel momento in cui saranno richiesti i momenti e dovrà essere formalizzato. Grazie signor Sindaco anche per la proposta sulla mia persona. Consigliere Tripodi. Solo per esprimere il nostro voto, ma il nostro voto è favorevole su questa proposta. Io ho inteso fare un discorso nel futuro dove farsi promotori come Consiglio Comunale di alcune questioni riguardo una legge regionale, visto e considerato che gran parte delle regioni italiane hanno o comunque stanno attuando quello che le ho appena detto, anche soprattutto regioni nella quale governa il suo partito, il PD. Quindi, per dire, non stiamo parlando, io stavo parlando di un'altra cosa, rispetto, ho espresso il mio voto favorevole in questo, ma ho cercato di portare avanti un altro discorso, che è quello della partecipazione in senso lato, anche per avere la certezza delle decisioni che viene presa lo Stato, visto e considerato che le decisioni vengono prese tante volte e poi non vengono portate avanti per questo o per quelle altre lobby che si intromettono e fanno qualcosa che non fanno concludere poi i vari progetti e i vari interventi. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Naturalmente si possono fare proposte di designazione di consiglieri comunali oltre a quella che ha già presentato il sindaco. Questo mi pare opportuno ribadirlo. Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione questa, ivi compresa la designazione, allora, in questo caso del sottoscritto. Mi pare che sia, possiamo, dico bene, segretario? Benissimo. Quindi un'unica votazione, se non ci sono, consigliere Panero, prego. Che anche la sua designazione. Okay. Se non ci sono altre designazioni, se ci fossero altre designazioni, procediamo secondo Era le. Era capire che tipo di votazione. Secondo i voti. Grazie. Grazie. A quanto pare non sono pervenute altre designazioni. A scanso di equivoci chiedo ancora una volta, mi fermo. Anche perché, trattandosi della mia persona, mi sembrerebbe poco corretto forzare le tappe. Va bene. Presidente, non era per il suo nome, semplicemente capito, perché ho capito capivo che una volta votavo due cose, grazie. Ho capito perfettamente, questo era a ulteriore rinforzo della sua richiesta, ci mancherebbe. Bene, allora, segnaliamo la presenza.
io ho votato sì, lui si è astenuto per ragioni di fair play. Certo. Si capisce. Due astenuti, chiaramente la mia astensione è, voi potete capire per quale motivo, è per una questione proprio di correttezza istituzionale. Grazie. Chiedo scusa, 15 favorevoli e 2 astenuti. Salutiamo anche l'avvocato Gramaglia e signora che stanno lasciando la sala, grazie. Proseguiamo. Proposta di deliberazione numero 9, commissione di partecipazione dell'asilo nido di cui alla delibera Consiglio Comunale del 19 rappresentanti del Consiglio Comunale, qui la votazione è per schede, votazione segreta. Ricordo che i rappresentanti sono 2, uno di maggioranza, uno di minoranza, scelti anche tra cittadini non consiglieri. Anche tra cittadini non consiglieri, che vuol dire uno o l'altro, che devono avere naturalmente i requisiti per essere consiglieri comunali, ma possono anche essere attualmente non consiglieri comunali. Pertanto le tipiche caratteristiche: aver compiuto i 18 anni, godere dei diritti civili, politici. Ha chiesto la parola il consigliere Milazzo. Grazie Presidente. Allora, visto che comunque il regolamento dei servizi educativi ci propone, anzi suggerisce di eleggere 2 rappresentanti, uno per la minoranza e uno per la maggioranza, noi in qualità di maggioranza proponiamo il dottor Gabbaccio. Non fa parte di questo Consiglio Comunale, ma è un semplice, ed è nostra facoltà poterlo scegliere, è un semplice cittadino. Un cittadino che, a mio parere, ma penso anche parere di tutta la maggioranza, abbia i requisiti sia per professionalità che per capacità partecipative alla vita sociale per questo compito. Pertanto io propongo il dottor Gabbaccio. Grazie consigliere. Prego, consigliere Somaglia. A nome della minoranza propongo la signora Anna Messa. Anna Messa. Si possono distribuire i fogli, grazie. Le schede, prego, prego. Su un nome. Si vota, sì, per alzata di mano, senza fare Chiamo gli scrutatori, non appena abbiano votato, Allasi, Ambrogio e Amajù. Bene,
prego, lasci pure agli scrutatori, prego. Scheda bianca. Una. Garbaccio. Uno. Garbaccio. Due. Garbaccio. Tre. Garbaccio. Quattro. Messa. Uno. Garbaccio. Cinque. Garbaccio. Sei. Garbaccio. Sette. Messa. Due. Garbaccio. Otto. Messa. Tre. Bianca. Due. Garbaccio. Nove. Garbaccio. Dieci. Garbaccio. Undici. Messa. Quattro. Prego. Comunico l'esito della votazione per scrutinio segreto. Presenti 17, hanno riportato voti Garbaccio 11, Messa 4 e bianche e due schede bianche. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Qui ci sono le schede. Votiamo l'immediata eseguibilità non appena è possibile. Possiamo registrare la presenza? Signor Sindaco, per cortesia, ci vuota registrare la presenza. Si vota la via. Bene. No. Possiamo votare. Votato all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 10, regolamento comunale per l'attivazione di interventi di sostegno economico non continuativo a favore di persone singole e nuclei familiari, consigliare del 20 novembre 2012, integrazioni, illustra il vice sindaco Fogliato. Sì, brevemente, come è detto nel titolo, è una delibera che va a fare un'aggiunta alla delibera del 2012 sulle emergenze di politica sociale. Ricordo, delibera quadro approvata all'unanimità del Consiglio Comunale di allora. Dato l'aggravarsi della crisi economica e aggravarsi e perdurare, abbiamo ritenuto opportuno aggiungere sotto il capitolo dell'emergenza alimentare anche l'emergenza farmaceutica e l'emergenza dei beni di prima necessità. L'emergenza farmaceutica in collaborazione con l'Associazione Provinciale Farmacisti e senza alcuna sovrapposizione con quello che lodevolmente fa già il Banco Farmaceutico. Ci siamo interfacciati con alcuni esponenti per capire di evitare la sovrapposizione. Il discorso invece dell'emergenza per genere di prima necessità è anche in vista del progetto che stiamo portando avanti, di cui ha un bando presentato presso il Ministero dell'Interno del Market Solidale. Nel mese di dicembre avremo la risposta del Ministero per quanto riguarda i fondi, ma indipendentemente da questa decisione, comunque intendimento dell'amministrazione andare avanti nel Marche, verrà coinvolto anche questo genere di attività. Grazie assessore. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il testo. Scusa, il consigliere Amaggiù, non ho proprio visto. Prego. Ecco, care colleghe, cari colleghi, questa proposta che ha presentato il vice sindaco naturalmente tratta di argomenti importantissimi e fondamentali. Penso che le azioni che sono atte ad abbattere una barriera di disagio ai nostri cittadini
e ogni azione atta a portare un po' di sollievo è meritevole ed obbligo morale, penso, applicarle. Abbiamo avuto in questi mesi infatti una gara di solidarietà da parte di privati ed associazioni, ed è un bellissimo messaggio, una positiva azione tra i cittadini. Cittadini che hanno fatto donazioni al comune per questioni legate al mondo sociale. E, come sapete, la nostra amministrazione, quando riceve del denaro, lo destina proprio nel capitolo voluto dai donatori. E, se un'associazione vuole contribuire per le borse lavoro, bene, queste vengono inserite in quell'apposito capitolo, che è un po' anche un rispetto verso i donatori. E naturalmente, per continuare a migliorare l'intervento dell'amministrazione comunale, come anticipato anche in commissione comunale, in commissione socioassistenza, porteremo appunto queste modifiche, che apro una parentesi, tra il 2013 e il 2014 il numero di cittadini che si sono rivolti ai nostri uffici è molto aumentato. E a causa appunto delle difficoltà economiche e lavorative, ma oltre appunto le difficoltà economiche e lavorative, purtroppo si è aggiunto questo nuovo fenomeno, che persone non hanno i soldi per comprare le medicine senza prescrizione medica, e questo è un disagio davvero importantissimo da affrontare seriamente. Volevo appunto riassumere, oltre a questa nuova proposta, quali erano i punti in cui l'amministrazione comunale lavorava e continuava a lavorare. Erano: uno, l'articolo 7, importantissimo, che era riferito ai tirocini formativi e di orientamento con erogazione di borsa lavoro, interventi poi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza abitativa, che è l'articolo 8, interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di povertà alimentare, 9, ed è il 9 che ci accingiamo a modificare, che praticamente diventerà interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare o di carenza di altri beni di prima necessità. Rientrano appunto in questa tipologia gli interventi di assistenza economica, una tantum appunto finalizzata a fronteggiare situazioni di disagio, di povertà alimentare o questo sarà aggiunto, o di beni di prima necessità o di emergenza farmaceutica, intese come l'estrema difficoltà o l'impossibilità dovuta ad indigenza economica da parte dei richiedenti a procurarsi il nutrimento quotidiano necessario, sarà aggiunto questo, o beni di prima necessità, vestiario, casalinghi, articoli per la pulizia personale, eccetera, oppure farmaci essenziali e indispensabili. Io chiudo ricordando un pezzo di una canzone che dice che gli ultimi saranno sempre ultimi se i primi sono irraggiungibili. Ed è importante che i primi, penso, a volte si fermino a pensare a chi sta meglio, chi sta peggio di loro. Chi sta meglio dia attenzione maggiore a chi sta in situazioni meno agiate. Soprattutto quando siamo in periodi di difficoltà, per mantenere la coesione sociale c'è maggior bisogno di investire sul sociale. Grazie. Grazie, consigliere Amajù. Consigliere Tripodi. Tripodi. Grazie Presidente. Questo regolamento era stato redatto durante la vecchia consigliatura, era stato appunto trattato nelle commissioni, in commissione di socioassistenza, avevamo affrontato anche questo regolamento in una conferenza forse dei capigruppo con anche i sindacati, dove avevamo appunto fatto in modo che anche loro dessero degli input per dare la loro opinione su questo tipo di regolamento. Non a caso questo regolamento fu votato all'unanimità. Siamo favorevoli a questa aggiunta all'interno di questo regolamento, appunto perché sono proposte, progetti che, come diceva il consigliere Amajù, servono, sono indispensabili per veramente contrastare quello che è questa crisi economica sta facendo, siamo una valle di lacrime. E quindi
ben vengano momenti e progetti che prevedano il sostegno. Una cosa vi chiedo, ma penso che l'amministrazione sia già attenta a fronteggiare un altro aspetto, che è quello di far sì di evitare veramente, fronteggiare il più possibile le sovrapposizioni fra i vari enti, associazioni che comunque offrono dei contributi, che offrono un sostegno economico, alimentare, a livello anche come dei farmaci, per evitare appunto che ci sia persone che ne approfittino, magari a discapito di chi veramente ha bisogno. Quindi chiedo veramente all'amministrazione, agli uffici, di fare un lavoro che sia per fronteggiare ciò, quello che appunto ho detto, di evitare delle sovrapposizioni e che qualcuno appunto a discapito di altri ne approfitti. Quindi dovremmo cercare di mettere il più possibile in rete queste associazioni, per evitare veramente tutto ciò. Comunque questa proposta di delibera ci vede favorevoli, il nostro gruppo è favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola l'assessore Fogliato. No, volevo solo rassicurare il consigliere Tripodi che è da diversi anni che pur nel rispetto della libertà delle singole associazioni, ci mancherebbe, ma che abbiamo creato un coordinamento delle principali associazioni di volontariato, quelle che fanno sportello in queste cose, proprio per agire in quell'ottica lì, di evitare che ci sia qualcuno che ne approfitti e altri che vengono lasciati ai margini. Grazie assessore. Ho visto un movimento del braccio di Somali, no, era... Bene, allora, se non ci sono movimenti volontari o involontari, io porrei in votazione la delibera. Ora, grazie. Va bene. Poniamo in votazione. Sindaco, tutti hanno votato all'unanimità. Questo non c'è. La proposta numero permanente della convenzione intercomunale tra i comuni del distretto 2 dell'ASL CN2 Alba Bra per la gestione di funzioni sociali e sociosanitarie tramite delega all'ASL. Relazione al sindaco. Questa convenzione è già stata oggetto di una serie di discussioni nel momento in cui siamo partiti in via sperimentale e in quel momento avevamo fatto una serie di confronti anche molto articolati, anche con dottor Monchiero che precedeva il nostro l'ASL. È stata una scelta abbastanza controcorrente, quella che nel 2010 ha visto gli 11 sindaci, le 11 amministrazioni individuare l'ASL come riferimento per la gestione di tutta la parte della socioassistenza. Ma date che nel resto d'Italia le situazioni in cui dati proprio di riscontro funziona meglio e a costi minori la socioassistenza sono in alcune zone del Veneto, in alcune zone dell'Emilia, e quindi il problema non è di schieramento, ma il problema è di scelta, dove hanno mantenuto la vecchia USL. Per una serie di motivazioni legate all'aziendalizzazione, al fatto che con l'aziendalizzazione non era più possibile
avere la parte socioassistenziale, si fece questa scelta dei consorzi, scelta che poi, come avviene molto nelle procedure italiane, i consorzi vengono prima depotenziati, nel senso che non viene più riconosciuto il pagamento, dopodiché si dice che devono essere sciolti, ma in realtà non c'è nessun termine impositivo per lo scioglimento, e così si continua ad andare avanti con una presenza in Piemonte, credo, di quasi tutti i consorzi. In allora, 2010, noi abbiamo fatto questa scelta sperimentale. Questa scelta sperimentale perché abbiamo intanto trovato un interlocutore che ci ha ascoltato in regione. Sfortunatamente poi, per altri motivi, questo interlocutore non ha potuto continuare ad essere tale, ed era l'assessore Caterina Ferrero, che, alla quale spiegammo le difficoltà del nostro piccolo consorzio con la più bassa quota capitaria della regione e con le problematiche di tenere dietro alle varie problematicità. E se per un certo periodo era stato possibile ai comuni andare a piedi lista, e quindi ogni anno da parte del consorzio veniva presentato il totale di spesa maggiore rispetto all'anno precedente, e in qualche modo le finanze lo permettevano, e quindi si ripianava, nel 2009 fu l'ultimo anno in cui si capì che questa cosa era possibile ancora farla, ma che bisognava assolutamente cominciare ad immaginare qualche altra soluzione che permettesse, da una parte, di mantenere i servizi, dall'altra di spendere di meno. E io credo che la relazione che vi è stata mandata, e che sulla quale meriterà magari di dedicare uno spazio di presentazione più ampia, abbia alcuni elementi fondamentali. Proprio ne cito tre per non tediarvi, e per dire quanto è importante che proseguiamo in questa direzione. Intanto, a pagina 8 della relazione, il rendiconto delle spese generali da un totale di 402.000 euro nel 2010, nel previsionale del 2014 221.319 euro, con risparmi significativi, con un risparmio di circa il 50%, ovviamente facendo una serie di scelte, andando a esaminare il bilancio in ogni suo aspetto e andando a intaccare quelle che erano delle spese fisse, cercando di ottimizzare e spostandoci da una sistemazione certamente più prestigiosa, come quella che vedeva in via De Gasperi la sistemazione, e occupando invece degli spazi che risultavano liberi all'interno dell'ospedale. Ma questa scelta è stata positiva perché ha messo in piedi un meccanismo che certamente non è ancora chiuso e ha bisogno ancora di grande lavoro di ricucitura e di lavoro comune, per far sì che la socioassistenza e la sanità, in particolare la medicina di base, la medicina generale, le problematiche che attengono ai problemi dei letti di prossimità, ai servizi domiciliari, insomma diverse questioni che in parte sono in carico alla sanità e in parte sono in carico alla socioassistenza, abbiano ulteriori elementi di positività. Insieme a questo, io credo ci sia un dato importante che la dice lunga di come, ed è il numero di valutazioni di interventi fatti dalla Commissione di valutazioni geriatriche. Sono passate da 292 del 2009 a
474 di proiezione ad oggi. Questo vuol dire che con una serie di interventi molto importanti si è potuto fare andare avanti nelle liste d'attesa di chi deve essere assistito. Terzo aspetto, ed è l'aspetto credo più rilevante, è quello che da una parte vede una diminuzione molto importante dei fondi a disposizione della SOC, ma un aumento della quota a carico dei comuni e quindi una diminuzione sostanziale della provincia che è passata da 80.000 euro a 5.000, della regione che è scesa da 2 miliardi 314 a 1.492 del 2013, quindi una diminuzione sostanziale, e i trasferimenti dei comuni che viceversa sono passati da 2 miliardi 17 a 2 milioni 17 a 2 milioni 98. Anch'io forse ho bisogno di una valutazione geriatrica, comincio a... questa sera ci sono un paio di segnali che mi dicono che devo sottopormi alla valutazione geriatrica. Ce n'è una specifica dei sindaci, adesso telefonerò al dottor Laudani a vedere se mi inserisce nel repartino. 2 milioni 105, quindi da 2 milioni 17 a 2 milioni 105, se vediamo un incremento della spesa per quanto riguarda i comuni e una diminuzione costante dei trasferimenti da parte della regione. Devo dire che questi elementi non sono certamente il toccasana, sono tanti elementi che messi insieme hanno prodotto dei risultati positivi. Ce n'è stato un altro. Badate, il fatto che nello spazio che doveva ospitare l'intera SOC non vi fossero spazi sufficienti e anche una scelta che sulla quale credo di aver inciso con una certa determinazione, si è scelto che le operatrici della socioassistenza sul territorio di Bra fossero ospitate all'interno del nostro comune, prima nei locali qui a Tigui e poi all'interno della socioassistenza. E io credo che questo sia un passaggio fondamentale ed epocale, perché permette finalmente da parte dell'utente di avere un interlocutore unico, un interlocutore unico formato da più persone, ma più persone che dicono la stessa cosa. Io credo che questo sia la cosa più importante che noi possiamo mettere in moto in futuro per far sì che diminuiscano il numero di persone presenti in pronto soccorso che chiedono sanità quando hanno esigenza di assistenza, che chiedono e vengono magari ricoverati occupando un posto letto che viceversa serve per le questioni di acuzie e devono trovare invece altre soluzioni. Tutto questo con l'abbattimento della lista d'attesa dei disabili e la riduzione della lista d'attesa per le case di riposo. Ecco, io credo che se un'operazione positiva anche è stata fatta per quanto riguarda il personale, che è diminuito il personale amministrativo, d'altra parte una serie di servizi vengono resi dall'ASL, sono aumentate gli assistenti sociali, sono aumentati gli operatori che operano sul sociale. Da questo punto di vista però dobbiamo anche da una parte essere molto contenti e anche gratificati del fatto che l'assessore regionale Ferrari il 12 dicembre prossimo inizierà da Bra il percorso di confronto sulla socioassistenza, riconoscendo in questa sperimentazione una validità e un elemento da proporre a livello più generale. Ma come succede
nel pragmatismo che ci contraddistingue, occorre che in quell'occasione, come già avvenuto in passato, diciamo quello che viene detto in piemontese, mesi con sei e mesi sold, nel senso che noi oltre questo limite non siamo in grado di andare, e quindi le questioni delle quote capitarie sono da porre all'attenzione in maniera netta, nel senso che i comuni non sono in grado di andare oltre questo limite, e credo che il livello di tagli che è stato fatto della spending review sia molto difficile che possa avere ulteriori elementi di così qualche elemento di taglio potrà esserci, ma certamente il grosso credo sia stato fatto in questi tre anni. Solo ancora un ringraziamento ovviamente agli operatori, ai nostri operatori della socioassistenza, agli operatori della SOC, e un ringraziamento all'ASL che ha voluto, che ha accettato questa sperimentazione. Non era affatto scontato, i rapporti non erano immediatamente semplici da costruire, credo che si sia lavorato in un laboratorio molto positivo di confronto, a volte di confronto anche duro. E un grazie ai 10 colleghi sindaci con cui, o agli assessori, insomma, a seconda di chi man mano è stato delegato, per il lavoro costante che abbiamo fatto insieme, nel nostro caso io e Gianni Fogliato che ci alternavamo, ma con gli altri 11 in un unisono, perché se non ci fosse stata una grande volontà politica sarebbe stato molto difficile raggiungere questo obiettivo. Grazie signor Sindaco. Ricordo che questa delibera è già stata portata all'attenzione della seduta congiunta della Commissione Socioscolastica e della Conferenza dei Capigruppo del 24 novembre scorso. Nel corso di questa riunione è stata sottoposta come informazione il nuovo testo della convenzione, che rispetto a quello di qualche giorno prima comporta tre piccole modifiche. Le riassumo: l'articolo 7, il comma 8, c'è l'introduzione di una semplice integrazione. Sì, ce l'ho. Integrazione all'articolo 10 con l'aggiunta di un comma e l'introduzione ex novo dell'articolo 13, le disposizioni transitorie, come già abbiamo ampiamente discusso e argomentato nelle riunioni che ho citato prima. Prego, consigliere Bergesio. Grazie signor Presidente, sarò molto breve e ho un problema rispetto al nuovo mezzo tecnologico che ho deciso di usare oggi, però proviamo a fare l'intervento ugualmente. Abbiamo ricevuto una relazione riassuntiva dell'attività della socioassistenza che parla da sola. È chiaro anche dalle parole del sindaco e anche dalla relazione che abbiamo avuto in copia di come questa sperimentazione abbia dato dei risultati non notevoli ma straordinari, e la riflessione oltre questo che voglio portare ai miei colleghi consiglieri e alla giunta tutta e ai cittadini e sono quattro parole che mi hanno colpito leggendo questa riflessione. Alcune scritte, alcune implicite che esplicito io, e la prima di queste è la parola coraggio, perché quando si parla di socioassistenza e si vuole modificare quello che è la socioassistenza, secondo me è in dubbio la necessità del coraggio, perché parliamo di persone deboli, di dolore, e per cercare di migliorare una condizione da uno status quo bisogna avere il coraggio. E questo si allega alla seconda parola, il coraggio di innovare. Un'innovazione quindi che è la seconda parola di metodo. Innovazione di metodo senza ombra di dubbio, nata dall'attività
del nostro sindaco, degli altri sindaci dei 10 comuni, dell'assessore alla socioassistenza, Fogliato, di tutti gli uffici competenti. Coraggio e innovazione hanno dato un risultato positivo sotto due aspetti fondamentali che rilevano in maniera assolutamente primaria. Ed uno è l'efficienza, terza parola. Efficienza che è stata non solo garantita nei livelli precedenti, ma ampliata. Ed è rappresentazione la lista dei disabili per le collocazioni nei centri diurni. Però questa efficienza non è stata raggiunta a scapito di maggiori spese, è stata raggiunta con minori spese, è stata raggiunta con l'accentramento di tutte le spese amministrative che hanno dato un risparmio significativo. E qui la quarta parola, bilancio. Essendo amministratori bisogna tenere in conto il bilancio, e questa sperimentazione ha dato per tutti gli anni in cui è stato applicato un bilancio in pieno pareggio, che è una componente, secondo me, quando si parla, come dicevo prima, di dolore secondaria, ma fondamentale. Quindi il nostro voto della maggioranza sarà ovviamente favorevole per la prosecuzione, ma non solo. Arrivi anche un sincero ringraziamento per il coraggio dell'innovazione del metodo. Grazie consigliere Bergesio, la parola al consigliere Tripodi. Grazie Presidente, ci troviamo qui stasera appunto a rinnovare in via permanente appunto la convenzione tra i comuni del distretto 2 Alba Bra per la gestione di funzioni sociali e sociosanitarie tramite delega all'ASL. Questo fu uno degli iter che incominciò appunto durante la scorsa consigliatura. Ha espresso bene il sindaco, con la quale concordo, che si ottengono risultati importanti. Leggendo la relazione si può vedere che ci sono stati risultati importanti a livello di risparmi e a livello di numero di persone assistite o comunque che hanno usufruito dei vari servizi. Questo è per mettere in luce e sottolineare il fatto che, oltre che la collaborazione con l'ASL, con la collaborazione SOC, eccetera, e tutti quanti i dipendenti e quant'altro, forte è stata anche la collaborazione politica di sia dell'interlocutore regione che quella comunale. Quindi nel momento in cui si è andati a decidere di fare questa opera di coraggio, come la chiama il consigliere Bergesio, c'è stata una collaborazione da parte di tutti quanti gli enti, senza guardare colore politico o altro. Io ho soltanto una preoccupazione, veramente, perché il nostro territorio, i numeri parlano, vede diminuire le risorse, vede diminuire i trasferimenti da parte di tutti gli enti e vedere diminuire anche i costi che affronta per offrire determinati servizi. Non vorrei che questo modo virtuoso di operare e di amministrare la cosa pubblica, e in questo, e per quanto riguarda questo settore, la socioassistenza, non vorrei che ancora
regioni o chi altro riduca ancora di più questi trasferimenti, perché dicono tanto qua sono bravi, ogni volta che riduciamo un trasferimento questi qua sono bravi a inventarsi ancora un'altra cosa, e non vorrei che si prendesse poi il calcolo della spesa storica magari sui trasferimenti, vedendo che noi diminuiamo e poi siamo quelli che ce la prendiamo. Va bene, non continuo. Perché qui è veramente da fare un altro gioco politico di squadra, quello di andare e batter cassa alla regione, dove dire qui si, a confrontarsi, a portare la propria voce ai territori, sono territori virtuosi che si ingegnano per trovare le soluzioni, per risparmiare, per garantire i servizi ai propri cittadini. E quindi quello di fare veramente una leva, un'azione politica per quello che riguarda la quota capitaria, che è scandalosamente sproporzionata rispetto a altri territori e altre situazioni. Cosa succede? Ah, stava cadendo, trattasi di socio assistenza, pronti, via. Comunque, per terminare qui il discorso, ci sono i risultati, la relazione parla chiaro, però soltanto una questione. Io ho avuto modo, subito dopo la conferenza dei capigruppo insieme alla commissione socioassistenza, appunto queste commissioni congiunta, di parlare e comunque di avere rapporti con quelle che erano le associazioni che durante la campagna elettorale invitarono tutti quanti i sindaci, i candidati sindaci, a partecipare ad un confronto riguardante la disabilità. E appunto quello che diceva il collega Bergesio riguardante alle liste d'attesa all'interno dei centri diurni. E su questo punto, che l'amministrazione ha ribadito, in questo momento anche il sindaco ha ribadito il fatto che non vi siano più liste d'attesa riguardanti questa richiesta di un servizio, invece a me risulta altro. Quindi chiedo, senza alcuna polemica, perché qui polemiche nessuno vuol fare, anzi si riguardano temi importanti, tutt'altro che fare polemica, ma forse trovare un momento in cui ritrovarsi, come si era fatto all'epoca durante la campagna elettorale, con queste associazioni, per capire quale siano il problema, perché io sento l'amministrazione che dice è tutto a posto, ascolto le associazioni nel territorio e mi dicono che tanto a posto tutto quanto non è. Ripeto, non vuole essere una... Appunto, sì, sindaco, ripeto, non vuole essere una critica, vuole essere soltanto una piccolo un'accensione di allarme, ops, c'è qualcosa che forse non coincide, perché all'interno del nostro territorio ci sono delle associazioni che dicono che questo qui, che il fatto che le liste d'attesa siano, non esistano più, per quanto riguarda i centri diurni, non è così, e quindi informiamoci di questo, cioè vediamo quali sono i problemi. Ritengo che sia importante, visto quanto importante è l'argomento, appunto quello della disabilità. Grazie. Grazie consigliere. Parola al consigliere Somaglia. Consigliere Somaglia, prego. Grazie.
Sarò breve, ma mi pare opportuno intervenire su un argomento di tale importanza. Intanto apprezzabile la relazione che abbiamo ricevuto, che ci fa una fotografia di una situazione, seppur nella difficoltà del periodo, abbastanza rosea su quello che sono i dati, ripeto, seppur nella difficoltà del periodo. Devo però anche, allacciandomi a ciò che diceva il consigliere Tripodi, che ovviamente bisogna mantenere alta l'attenzione soprattutto su alcune problematiche, e anch'io mi riferisco alle problematiche dei disabili, dei diversamente abili, così mi piace ricordarvi. Ma devo anche, così per onore di cronaca e anche un po' per difesa di operato, che ogni epoca ha la sua storia, perché anche quando ci trovavamo a fare il consuntivo del consorzio Intesa, i plausi dalle varie amministrazioni venivano, ma questo se non altro perché sono stato partecipe sia in qualità di amministratore comunale sia in qualità di consigliere di amministrazione del consorzio Intesa. Esprimendo il nostro voto favorevole del gruppo di Forza Italia, del gruppo Somalia per Bra, esortiamo a mantenere comunque alto il livello di attenzione e di intraprendere tutte le strade possibili, e ci troverà signor Sindaco al suo fianco, affinché questa sperequazione che sottolineiamo tutti da anni rispetto ad altre aree forse meno meno virtuose della nostra, sia nella socioassistenza sia nella sanità, questa sperequazione prima o poi venga risolta da qualsivoglia amministrazione regionale. Grazie. Grazie consigliere Somaglia. Aveva chiesto la parola l'assessore Fogliato, prego. Sì, io in risposta sia a Tripodi che a Somaglia, in particolare sul primo aspetto, volevo già dire che già in questi anni, e a maggior ragione adesso, abbiamo già intrapreso azioni. Quando intendo abbiamo già, è sempre l'assemblea dei sindaci, ecco perciò gli 11 comuni insieme all'ASL, proprio per far presente in regione che ben venga se ci fosse la possibilità di aumento di risorse, ma al di là di questo, che i tempi, ma una diversa ripartizione delle risorse fra i vari enti gestori. Poi le casistiche sono diverse di come viene sperimentato, ma fra i vari enti gestori. Vale a dire abbandonare il costo storico di trasferimento, perché se si va avanti quello noi saremo sempre penalizzati in quanto siamo partiti per ultimi, ma guardare un attimino i servizi che vengono dati, la popolazione, l'efficienza, eccetera. L'ultimo esempio che stiamo portando avanti è sull'assistenza domiciliare per anziani, per persone non autosufficienti. Proprio su questo aspetto qui sta partendo adesso un documento a firma di tutti i sindaci, proprio sullo specifico, cioè perché al di là dei discorsi generali preferiamo poi dopo addentrarci sempre sui specifici servizi. Grazie assessore. Prego consigliere Panero. Sì, molto velocemente, hanno iniziato tutti così, con nel dare l'espressione di voto favorevole del nostro gruppo a questa delibera. Mi trovo d'accordo con quello che è stato detto, e in maniera particolare vorrei basare un punto velocissimo di tutta questa discussione, ed è quello proprio di questa famosa quota pro capite, che per quanto ci riguarda è di 200 euro più bassa della media delle altre. In un bellissimo incontro che aveva
un altro argomento fondamentale, ma che comunque abbiamo avuto il piacere di partecipare il 24 settembre ad Alba, organizzato dal Rotary di Alba e di Bra, dove il dottor Morabito ci dice che l'ASL CN2 è al secondo posto come qualità di servizi erogati e di personale, che questi 200 euro in meno ci danno circa 30 milioni di euro in meno di trasferimenti, e quante cose potremmo fare con questi 30 milioni di euro in più. È proprio una cosa che da cittadino, prima ancora che da consigliere comunale, non riesco a, ad accettare. La motivazione di questo è ben chiara: loro come criteri usano quello del hanno usato quello per stabilire queste quote, di guardare la spesa degli ultimi anni, il CN2 è molto virtuoso e spendeva poco, e non il criterio che secondo me dovrebbe essere utilizzato, cioè quello dei servizi che vengono dati, della qualità dei servizi, non solo del numero dei cittadini o della spesa storica. Quindi solo velocemente volevo puntualizzare questa cosa come aspetto che proprio non riesco, e mi fa piacere le parole del vice sindaco, che si va in questa direzione nei confronti di chi deve decidere queste cose. Esprimo il voto favorevole del nostro gruppo per questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Panero. Consigliere Allasia. Grazie Presidente, il Sindaco non ci ha tediato, su questi temi direi che non c'è pericolo. Una piccola correzione, così forse riesco a passare 2-1, gli operatori assistenziali sono rimasti, c'è stato un leggero calo in valore assoluto e sono aumentati in valore percentuale perché c'è stato un calo degli amministrativi. Con la riduzione dei trasferimenti direi che sarebbe stato veramente miracoloso fare. Ah, allora ho perso. Ah, beh, io guardavo la tabella, le tabelle della relazione fanno riferimento alle assunzioni. Quindi correggo, 2-1, non 1-2. E concordo con la questione della quota capitaria, su cui già molti si sono espressi. Allora, io qualche dubbio ce l'ho. Allora, parto dal presupposto che i numeri dell'efficienza economica e dell'efficienza nei termini di ridurre i costi fissi e quindi spostare una parte del budget dai costi fissi a, diciamo, i costi operativi, cioè l'operatività sul territorio, sono davanti agli occhi di tutti, insomma, è chiarissimo. E su questo non c'è nulla da dire. Invece ho visto lo schema di convenzione, cioè la convenzione dell'accordo sperimentale, che scade adesso il 31 dicembre, e confrontato con lo schema di convenzione che ci avete proposto adesso, noto che in sostanza ha una modifica sostanziale, che è lo stralcio dell'articolo 4 sui compiti e le funzioni dei comitati dei sindaci. In quell'articolo 4 è indicato in modo puntuale tutta una serie di obblighi e di vincoli che il comitato dei sindaci ha nei confronti dell'azienda sanitaria locale, come per il piano di programmazione dell'attività sociale, il piano di zona, il bilancio sociale, un parere vincolante obbligatorio sull'organizzazione del bilancio, dei regolamenti per il funzionamento e il controllo dell'attività. Penso che questo fosse stato fatto, io non ero presente, proprio perché comunque penso che a norma di legge i sindaci, ovvero gli enti sul territorio, continuino comunque ad avere, no, piena responsabilità nell'erogazione del servizio e nel garantire i livelli essenziali del servizio.
Questi vincoli e queste funzioni di controllo sono molto più, cioè non sono più esplicitamente espresse in, come in quell'articolo 4 che non c'è più, e ci sono dei riferimenti molto più leggeri, mi pare nell'articolo 5 se ricordo bene. Ora, in generale, direi che questa è, diciamo, la perplessità, che non è secondo me una perplessità da poco, mia personale ovviamente, perché visto che comunque la responsabilità permane in mano all'ente locale, al comune, al sindaco, il fatto di spostare, o meglio di non citare più queste funzioni di controllo e di vincolo tra il territorio e l'ASL nel inglobare il servizio di socioassistenza, porti con sé un rischio, al di là della volontà personale presente oggi e nel recente passato, di staccare un pochettino le funzioni dal territorio stesso. Sono recenti le notizie di riorganizzazione dell'ASL, riorganizzazione dei posti letto, insomma la gestione e la programmazione dell'ASL provengono dalla regione, e che è un ente ancora più lontano, e quindi in questo senso esprimo, ecco, la mia perplessità. Perplessità che è un dubbio, mi sarebbe piaciuto poter esprimere questo mio dubbio in conferenza dei capigruppo, ma non avevo la conoscenza, ho potuto approfondire il discorso dal momento in cui è stata presentata la documentazione a oggi, e per questo penso che su un tema così importante e su un testo direi importante, perché si passa da una convenzione sperimentale a una convenzione definitiva, sarebbe stato opportuno, secondo me, coinvolgere la Commissione Socioassistenza già da un po' di tempo, per, anche se l'iter non fosse stato definitivo, per discutere un po' di tutti gli aspetti e presentare, come dire, le linee di indirizzo che si stavano prendendo nella stesura di questa convenzione. Penso che un argomento di questo tipo necessitasse più tempo di esame che non una settimana, e una relazione, seppur esaustiva, che insieme a tante altre cose che dobbiamo affrontare rischia di perdere l'attenzione che è dovuta. Riguardo a quello che dicevano invece il consigliere Somaglia e il consigliere Tripodi, anche questo secondo me si riallaccia a quello che ho appena detto, cioè al poco tempo avuto a disposizione, e al fatto che effettivamente anche a me, anch'io ho avuto delle segnalazioni che nello specifico mi hanno indicato nel passaggio in questa convenzione sperimentale è venuto a mancare per determinate tipologie di interventi il contatto e il confronto che prima c'era tra famiglie di utenza o utenza e l'ex consorzio Intesa. Ora, io questo lo riferisco perché mi è stato riferito nei colloqui, e io ho incontrato un'associazione, ho incontrato del personale amministrativo dell'ASL, e non ho avuto modo di andare un pochettino più a fondo, magari forse anche per limiti miei. Questo lo riporto per rimarcare il fatto che aver affrontato questo percorso con come dire, più condivisione nella commissione preposta, per me sarebbe stato una cosa positiva e avrebbe permesso di sciogliere quelli che adesso per me sono dei dubbi, e di arrivare qui con una decisione non solo valutata, approfondita dal sindaco all'interno del comitato dei sindaci eccetera, ma anche da noi che dobbiamo adesso votare sull'operato svolto. Grazie. Grazie consigliere.
Intanto ne approfitto per comunicare che, essendo passata la mezzanotte, il sindaco sta compiendo gli anni, quindi auguri. Questo è un motivo per fare la domanda alla... No. Entro nell'anno in cui è normale fare... Non mi permetterei mai. Valutazione generale. Non mi permetterei mai. È normale, io. Lei mi dice obbligatoria, quindi mi sollecita ancora di più. Potrebbe anche voler dire unità di valorizzazione della gioventù, UVG, cioè le sigle sono... Bene, quindi dopo aver riconfermato gli auguri al sindaco, se non ci sono interventi, pongo in votazione la delibera numero 11. Segnaliamo la presenza. Ah, già è vero, è assente il consigliere Ambrogio, quindi 16 su 17 possiamo, non appena la schermata ce lo consente, votiamo. Tranquilla. Se è possibile può segnare la presenza, sì sì, è qui, si può segnare la presenza, benissimo. Possiamo votare, prego. Con 16 voti favorevoli e uno contrario, la delibera è approvata, votiamo l'immediata eseguibilità. Aspettiamo il meccanismo, possiamo confermare la presenza. Diciassette su 17. Possiamo votare. Stesso risultato di prima, 16 favorevoli e 1 contrario. Proposta numero 12. Regolamento comunale per le opere e gli oneri di urbanizzazione, modifiche alle azioni relaziona il sindaco. Si tratta di una modifica che permette una rateizzazione nella durata di un anno di metà dell'importo degli oneri di urbanizzazione relativi ad interventi del settore commercio, sono monetizzazioni ma che riguardano il settore dei pubblici esercizi, che siccome in base alla legge del 2010 regionale è necessario reperire un certo numero di parcheggi, questo normalmente incide in maniera pesante sul budget generale, e allora si è previsto con questa delibera di permettere una rateizzazione su tempi più lunghi, un anno con garanzia di fiduciazione. Ovviamente il permesso viene dato per iniziare l'attività, è chiaro che se entro l'anno non si chiude il pagamento decade il permesso che l'ufficio aveva dato. Grazie signor sindaco. Non mi pare ci siano. Prego, consigliere Gemma. Grazie. A nome della maggioranza vorrei sottolineare quanto sia importante in questo periodo in cui il perdurare della crisi economica crea una forte sofferenza nel commercio e nell'indotto relativo, ogni tipo di agevolazione rivolta al settore. Quindi ben vengano le facilitazioni
ai pagamenti delle quote posti parcheggio mediante il ricorso alla rateizzazione, logicamente con le dovute modalità previste. Ricordo inoltre che si è giunti a tale scelta dopo le sempre più numerose richieste da parte degli interessati ed è pur sempre un segno di collaborazione nel sostenere chi già svolge un'attività e chi si ripropone di attivarne una nuova. In questo caso penso soprattutto ai giovani che cercano di avviare o creare una propria attività. A nome della maggioranza esprimo parere favorevole a questa proposta di deliberazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. La parola alla consigliere Panero. Grazie Presidente, ci uniamo anche noi agli auguri fatti al Sindaco, mi veniva una battuta alla torta, ma mi sa che qua forse è meglio la colazione, se andiamo avanti così. Comunque, allora, per quanto riguarda questa proposta numero 12, che ha come oggetto la modifica dell'articolo 26, io come mi sono già espresso in Commissione, noi, come ha detto anche il consigliere che mi ha preceduto, siamo sempre favorevoli quando si fanno interventi mirati all'aiuto e mirati al venire incontro a quelle che sono le esigenze così critiche in questo momento di tutte quelle persone così volenterose che anche con una crisi pressante come questa hanno questa buona volontà di provare a aprire qualcosa, qualche attività. Qui in caso specifico si parla di cambi di destinazione d'uso, quindi si sta parlando di monetizzazione, quindi nei casi dove non è possibile reperire fisicamente il parcheggio, questo viene pagato. Questa è una risposta che sinceramente ci voleva, perché in questi casi particolari le cifre che venivano a dover essere pagate, che vengono, perché non è che sia cambiato quanto deve essere pagato, ma solo la modalità del pagamento, erano proprio un vero e proprio ostacolo fra l'apertura e la non apertura. Io già in Commissione però avevo sollevato, diciamo, la questione sul fatto che la seconda rata, che deve essere pagata un anno dalla scadenza, deve essere pagata, diciamo, senza nessun richiamo da parte di questa amministrazione, cioè la persona che ha avviato questo procedimento per l'ottenimento di questa autorizzazione deve autonomamente, diciamo, ricordarsi prima di 12 mesi dall'ottenimento, dall'apertura dell'autorizzazione, e premetto, anche se nei 12 mesi purtroppo ha già chiuso, lo deve fare lo stesso, il pagamento della seconda rata. Confrontandomi col gruppo, col mio capogruppo e con le persone che noi siamo qui a rappresentare, mi hanno sollevato però un aspetto che lì avevo tralasciato, non tralasciato, ma che non avevo probabilmente affrontato mentalmente a 360 gradi come loro mi hanno fatto, mi hanno sottolineato, e in riferimento a quello che viene detto come il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, ovvero divieto di prosecuzione dell'attività. Questa sembra una cosa giusta, però noi vogliamo anche ricordare che quando si ottiene una rateizzazione il comune comunque è tutelato per quanto riguarda l'ottenimento del pagamento, perché viene fatta sicuramente o una fiduzione bancaria o comunque una polizza assicurativa, dove il comune, il soggetto comune, comunque in qualsiasi caso è tutelato nell'ottenimento della cifra
che anche in questo caso non la tiene subito, ma comunque è tutelato nell'ottenimento del totale importo. Quindi ci sembra veramente un po' troppo repressiva questa dicitura causa di decadenza, come non c'è proprio margine, nessun margine di trattativa, no, perché non ci può essere una trattativa, però di valutazione dei casi, perché se la persona che ha aperto questa attività è in difficoltà e non riesce a pagare questa seconda rata, farlo chiudere non è forse la soluzione giusta per far sì che questo possa proseguire, cercare di risolvere le sue problematiche e quindi riuscire a saldare quello che è in quel momento il suo debito nei confronti della pubblica amministrazione. Io non so se sia possibile aggiungere una clausola in caso di decadenza, di possibile decadenza, certo che una, messo in questi termini, dà adito poi a interpretazioni e a possibilità di discussioni, invece come sappiamo tutti gli operatori del settore, ma anche non del settore, quando la norma sicuramente è chiara e inequivocabile è sempre meglio, però ripeto, in questo caso proprio non c'è nessuna possibilità di venire incontro, di valutazione del singolo caso, fermo restando che comunque la pubblica amministrazione è tutelata e se è già giustamente, aggiungo, anticipatamente tutelata per far sì che possa ottenere l'intera cifra. Noi pensiamo, e torno alla premessa, comunque che ovviamente sia positiva questa proposta di delibera, pensiamo che sia un primo passo. Una delle nostre prime interrogazioni era mirata a sensibilizzare l'argomento degli oneri, degli importi degli oneri, lì la risposta era stata che stiamo aspettando la Regione e nel frattempo vedo che comunque qualche piccola cosa, qualche cosa si sta facendo per venire incontro alle esigenze di questo settore così in crisi, quindi mi auguro che da qui in poi si prosegua in questa strada e con queste finalità. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Allasia. Ovviamente anch'io faccio gli auguri al sindaco e speriamo di non proseguire troppo, insomma, di non raggiungere l'altro anno, insomma, in questa sessione. E, allora, la modifica dell'articolo 26 mi sembra che dovrebbe far parte di tutta una serie di modifiche che vanno apportate ai regolamenti urbanistici per l'adeguamento al PRG e alle eventuali nuove disposizioni urbanistiche e legislative. Ora, questo intervento, a mio avviso, è stato proposto in modo molto frettoloso e senza molta possibilità di confronto. Questo lo dico perché purtroppo è stato convocato da un giorno all'altro e adesso, per esempio, quanto esprimeva il consigliere Sergio Panero testimoniava il fatto che non c'era stata la possibilità in sostanza di maturare un pochettino questa modifica, tra l'altro convocata da un giorno all'altro senza poter visionare il testo della modifica prima di entrare in commissione. In questo senso mi permetto di sollecitare il Presidente della Commissione Urbanistica a farsi promotore calendarizzare tutte quelle commissioni, quelle adunanze che sono necessarie per incominciare a affrontare queste modifiche che vanno approntate all'ordinamento comunale sull'argomento urbanistica. E perché tutto il tempo che noi perdiamo, tra virgolette, nelle commissioni è tutto tempo quindi che investiamo in realtà nelle scritture delle regole, è tutto tempo che facciamo risparmiare a
migliaia di nostri concittadini. Lo so per esperienza professionale, perché più o meno penso di ormai passare più della metà del mio tempo a cercare di districarmi tra le regole, l'eccesso normativo di cui parlava prima il consigliere Somaglia, eccesso normativo che nell'utilizzo di termini, nella contraddizione, trova il suo terreno fertile e quindi diventa veramente complicato districarsi. Bene, detto questo, invece vorrei entrare un attimino nel merito. Ho dei dubbi e ho qualche contrarietà alla modifica. Il dubbio che ho è quello sull'automatismo tramite procedimento d'ufficio per la monetizzazione nel caso degli ampliamenti. Io sinceramente manterrei il vincolo del passaggio in commissione urbanistica anche per questi, però è un dubbio, perché non è burocrazia, non penso che sia burocrazia, perché il problema di cui mi lamentavo prima è la chiarezza della regola. Se la regola è chiara, il procedimento burocratico diventa snello, perché è più facilmente controllabile, più facilmente interpretabile. Io sono per le regole, ma le regole semplici, ecco. Tanto è vero che comunque questi interventi di ampliamento sono già passati in commissione urbanistica, insomma, quindi non vedo insomma, a priori. L'unico dubbio che ho è eventuali contrasti con quanto indicato dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Posso? Chiedo scusa. No, il consigliere deve finire il suo intervento, grazie. Sì, grazie. Per quanto riguarda un altro dubbio sulla rateizzazione, ma era già presente prima, era poi come tecnicamente le scadenze vengono diciamo memorizzate dall'ufficio, e quindi nel caso in cui l'utente per esempio si dimentichi o perda la data della scadenza per il pagamento della rata, ci sia un meccanismo per esempio per ricordare la scadenza o qualcosa del genere. La mia contrarietà è sul fatto che la rateizzazione era già prevista prima, superato un certo limite che era di 12.500 euro in due rate semestrali. In questo caso praticamente con questa modifica si toglie il limite solo per gli esercizi di somministrazione. Io penso che questo in linea di principio, almeno dal mio punto di vista, non sia condivisibile, per il fatto che perché ad alcuni sì e ad altri no, semplicemente per questo. Anch'io sono contrario alla norma che ritengo inutilmente vessatoria del divieto di prosecuzione di attività o di sospensione dell'autorizzazione nel caso di mancato pagamento della seconda rata. Perché io mi immagino questa situazione. Diciamo che abbiamo un'attività commerciale che con la nostra possibilità di rateizzazione abbiamo facilitato nell'avvio. Perché non abbiamo messo tutti gli oneri da pagare in una rata sola all'inizio, prima ancora che inizi l'attività, ma dilazionando e portando a 12 mesi, presumibilmente l'attività avrà già aperto nell'arco di questi 12 mesi, a meno di interventi particolari. È anche possibile che questa attività abbia delle difficoltà nel primo anno, nell'inizio dell'attività. E il fatto che quindi abbia difficoltà eventualmente a pagare la seconda rata, noi col nostro intervento, invece di avere una situazione win-win, secondo me rischiamo di avere una situazione perdente da entrambi i lati. Anche perché, come giustamente diceva il consigliere Panero, abbiamo già una fideiussione o garanzia bancaria. Eventualmente possiamo, se vogliamo cautelarci, prevedere che la fideiussione bancaria copra non il 50%, cioè l'ammontare della rata, ma qualcosa in più, in modo da coprirci da eventuali costi che ci servirebbero per la riscossione in ritardo. Però diciamo, sospendere l'autorizzazione significa non dare la possibilità a quell'attività commerciale di poter pagare se in difficoltà.
I furbi sono sempre furbi, ma non è questo il caso che si vuole affrontare, immagino. Per cui io sinceramente su questa modifica del regolamento avrei da una parte un emendo modificativo, anzi due, due emendamenti soppressivi, più o meno nel spiegare la mia posizione più o meno l'ho già chiarito. Forse se si vogliono facilitare tutti gli esercizi commerciali potrebbe aver senso, cioè almeno io proporrei di sostituire al limite dei 12.500 il limite dei 6.000, però che valga per tutti. E l'altra modifica sarebbe quella di sostituire al valore dell'importo della fideiussione il 50%, cioè corrispondente alla seconda rata, una percentuale più alta, io proporrei il 60% per coprire da eventuali problemi sulla riscossione, spese da sostenere per la riscossione del pagamento non effettuato. Invece l'emendamento soppressivo riguarderebbe la cancellazione del paragrafo to cure che inizia per la monetizzazione relativa e finisce con dell'autorizzazione e la cancellazione del paragrafo per gli interventi di ampliamento. Grazie. Grazie. Mi pare che avesse manifestato intenzione di intervenire l'architetto Reiniero. Vorrei solo precisare che la modifica dell'articolo 26 è finalizzata anche a allineare appunto l'articolo 26 alle nuove disposizioni del piano regolatore attualmente vigente. Il piano regolatore vigente prevede l'obbligo di esame in commissione urbanistica nei casi di cambio di destinazione d'uso, indipendentemente dalla superficie oggetto di cambio di destinazione d'uso. Questo a seguito di una modifica ex officio introdotta dalla Regione Piemonte. Modifica introdotta dalla Regione Piemonte, quindi da noi non discutibile, ma che indubbiamente aggrava in modo assolutamente sensibile l'attività dell'ufficio, dei commissari che fanno parte della commissione e quant'altro. Le norme di piano invece non prevedono il passaggio in commissione urbanistica nei casi di ampliamento, completamento, creazione di nuove unità immobiliari. Quel passaggio non è previsto. La Regione in sede di approvazione del piano non ha previsto per quei casi l'obbligo di passaggio in commissione urbanistica, quindi non era dovuto prima e non è dovuto dopo. Per una questione per essere precisi, all'interno dell'articolo 26 abbiamo introdotto e abbiamo specificato queste due fattispecie, quindi cambio di destinazione d'uso obbligatorio passaggio in commissione urbanistica, casi di ampliamento e completamento non è obbligatorio il passaggio in commissione urbanistica. Per questo motivo è riportato quel comma del quale lei chiede la soppressione. Non è una scelta arbitraria. Tutto lì, l'unica precisazione che intendevo fare a questo. Grazie architetto. Consigliere Allasia. Volevo solo dire che in effetti quella parte per me era un dubbio perché... è il Presidente della Commissione Urbanistica che mi sta boicottando. In effetti per me era un dubbio perché non capivo esattamente, ho letto le osservazioni della Regione e quindi tutto l'iter e la redazione finale. Nutrivo però delle perplessità e adesso sono stato costretto perché non potevo essere presente in commissione e le ho sottoposte qui, quindi insomma niente di più, ecco. Avevo capito, avevo compreso la ragione, ma avevo il dubbio che non fosse un obbligo in sostanza l'inserimento nel regolamento, che si potesse fare comunque una scelta diversa. Tutto lì. Grazie consigliere. Prego, consigliere Elena. Grazie Presidente, ma io prendo solo la parola per ribadire che il nostro gruppo chiaramente voterà favorevolmente per
questa modifica dell'articolo 26. Prendo atto anche di quanto ha detto il consigliere Allasia sulla calendarizzazione delle commissioni urbanistiche. Sarà mia premura, qua c'è stato un discorso di urgenza, forse per il discorso che c'era il Consiglio Comunale, quindi i tempi erano ristretti e quindi non se ne poteva fare a meno. Chiaramente magari quando ci sarà poi altre argomentazioni daremo tutto lo spazio e il tempo possibile per potersi preparare e eventualmente anche per vedere le argomentazioni con un tempo un pochettino più congruo. Per quanto riguarda, spiegato bene l'architetto Reinero, il discorso, infatti avevamo già parlato forse nella commissione urbanistica prima, che forse era presente il tecnico del consigliere, che forse diceva ma come mai portate tutte queste modificazioni?